Ciao a tutti! Oggi un nuovo video riflessione e non sarà un video riflessione semplice perché comunque nasce in un momento estremamente delicato e siccome in tutti i video riflessione non vado sempre a braccio, non mi preparo mai niente, non faccio mai una scaletta perché mi sento più giusto così, più libero in un certo senso in questo modo, non sarà semplice comunque destreggiarsi in questo argomento. Io ci provo, tenendo a mente che ogni video riflessione in realtà ha l'obiettivo di non chiudere la quadra, ma di lanciare aperto, diciamo, la discussione e creare appunto una sinergia, una conversazione sinergica con voi nei commenti, anche con chi la vede in modo diverso. A me piace molto quando si creano anche dei contrasti nelle opinioni, dove però la conversazione è arricchente da ambo le parti. Ecco, oggi parlo di un argomento che, per quanto più frivolo, è comunque figlio del periodo storico angosciantissimo che stiamo vivendo, ok? Sono giorni di pura angoscia e sofferenza per appunto un conflitto, ma non sono io che dovrei svelarvelo, un conflitto che è proprio avviene in Europa, Russia-Ucraina, ok? Una situazione storica gravissima che stiamo seguendo tutti con il fiato sospeso. Non parlerò naturalmente dell'argomento in sé, in quanto non ne ho le competenze, non sono un esperto di geopolitica. Quando succede qualcosa di estremamente grave, però, la nostra percezione sui social network è come se fosse strutturata a regole molto ferree e dove la necessità di divulgare, di parlarne, di farne analisi, sembra più importante di tutto il resto. In alcuni casi, secondo me, è necessario che si parli di ciò in cui si sente sicuri di parlare, soprattutto in faccende così tanto complesse. Ma andiamo con ordine. Il video si chiama la Fashion Week è frivola e altre cose del genere, con tanto di citazione a My Dilemma Is You. Perché in realtà, non parlando, naturalmente non volendo fare una divulgazione storica su ciò che stiamo vivendo, perché non è questo il luogo adatto, mi volevo soffermare su un aspetto molto più piccolo, appunto, che è il nostro approccio sui social media quando succede qualcosa di gravissimo. Non solo adesso, è successo anche ai tempi del lockdown o ancora per altri momenti storici, anche in varie parti del mondo. In un certo senso, quando succede qualcosa di molto grave, in base anche alla sensibilità di chi di chi utilizza i social network, si ha un approccio molto diverso. C'è chi si lancia in un certo senso nella condivisione di notizie che legge e che lo colpiscono. C'è chi si mette in gioco anche con uno spirito attivista nel segnalare, ad esempio, tutte gli enti di beneficenza dove poter donare effettivamente per dare aiuto in una particolare necessità. C'è chi ha un approccio un po' più diretto ed emotivo, dove colpito da una fotografia condivide sulle story con un cuore spezzato, e c'è chi invece non ne parla o evita, diciamo, l'argomento, no? Ci sono tanti approcci, ognuno determinato da una profonda sensibilità o sensibilità diverse. Parto un po' dal personale e poi arrivo un po' più al generale. Io, quando succedono cose così grandi, non riesco a parlarne, non riesco a farne condivisione o divulgazione. Uno, perché non è mia competenza, perché quando c'è un argomento, un aspetto di un argomento anche molto importante, se non ho le competenze, appunto, non mi lancio nella discussione. È una cosa che proprio mi blocca.
E che secondo me andrebbe un po' seguito questo atteggiamento. Quando non si ha la conoscenza di qualcosa, è importante, ecco, diventare non creator ma fruitori. In questi giorni io mi sto trasformando, effettivamente mi sono trasformato in fruitore di quell'aspetto, mi tengo costantemente aggiornato e io voglio sentire quel tipo di divulgazione da esperti di geopolitica, oppure ancora politici stessi, oppure ancora giornalisti loco, giornalisti che fanno un'informazione giusta, perché anche a livello di stampa non è così semplice destreggiarsi all'interno della caterva di notizie che viviamo. Dall'altra parte ho anche proprio un blocco emotivo, io sono totalmente angosciato e quando vivo delle emozioni così forti mi viene difficile esprimerle effettivamente in modo digitale, è una cosa che proprio non riesco a fare. Nonostante io senta una profonda vicinanza a chi sta soffrendo adesso e una profonda paura, un'angoscia profonda per quello che sta succedendo e anche nel potenziale coinvolgimento di noi, del nostro paese, perché obiettivamente è un aspetto da considerare. Quindi un crash di emozioni forti che vivo comunque nel privato, a livello singolo. Poi adesso ne sto parlando qui, però lo voglio fare per partire dal singolare e andare al generale. Una cosa che ho notato è che sembra che ci sia sui social network, tra chi posta contenuti, intendo, da alcune parti una classificazione della qualità del modo di divulgare questo conflitto storico, e molto spesso vengono prese di mira coloro che hanno un atteggiamento più emotivo. È una cosa che ho notato molto, chi ha un atteggiamento più emotivo e condivide una foto con un cuore spezzato viene preso di mira come superficiale, poco profondo, che non mette il link per fare le donazioni. Quando, secondo me, non è un atteggiamento sano, diciamo, ognuno deve, cioè bisogna anche essere abbastanza uniti in questo momento difficile e lo trovo grottesco un po' questa classificazione dei contenuti, quando siamo appunto in un caos di contenuti. C'è chi nell'angoscia e anche nella disattenzione finisce per condividere articoli di fake news, si crea veramente un caos, ma d'altronde il periodo storico è caotico. A me angoscia tantissimo il fatto che noi riusciamo a seguire adesso una guerra in live su TikTok, cioè è una cosa che non avrei mai pensato, cioè è molto disturbante. E c'è proprio questo caos di voci, fonti, immagini, dove è veramente difficile farsi coordinarsi. L'importante è dove nasce, da dove nasce la questione del dove informarsi, dalla ricerca. Bisogna far ricerca, non bisogna essere pigri in questo senso. Oppure affidarsi anche ai consigli di chi sappiamo avere le competenze per dare quei consigli. Ma io sto divagando troppo, perché l'aspetto su cui mi voglio soffermare è in realtà proprio quello della grossa critica che è stata fatta della frivolezza della Fashion Week, dove sono finite nelle mire appunto soprattutto le fashion influencer. Mi viene in mente Chiara Ferragni, che è costantemente sotto attacco sotto i suoi post, ma anche altre fashion influencer che sono proprio prese di mira. Ora, lasciamo perdere anche aspetti per cui tuttora, una parentesi che voglio fare è che tuttora mi dà fastidio un po' che si tenda a, posso dire che mi dà fastidio che si tenda comunque a sottovalutare l'industria della moda. Ora, è un discorso che non c'entra con questo macro discorso, però quello che bisogna capire un attimo è innanzitutto che la moda non è frivola, lo può essere, ma non è frivola di per sé. È un settore, è un'industria. La moda, tra l'altro, è molto spesso collegata alla storia, e molto spesso la moda è lo specchio della storia
e viceversa. Ma è un'industria, è un lavoro, una professione. Noi vediamo sicuramente la parte frivola, ma dietro alla costruzione di una collezione, dietro proprio a tutte le persone che lavorano sia nella produzione degli abiti che nella comunicazione, anche la stessa Chiara Ferragni, di cui seguiamo gli aspetti più frivoli della sua vita, ricordiamoci che comunque lei fa quello di lavoro, è anche un'imprenditrice, cioè lei è una CEO. Ok, ha in mano un brand che ha altre persone che lavorano per lei. Quindi anche se noi vediamo l'aspetto frivolo della Fashion Week, ricordiamoci che la Fashion Week è prima di tutto, ok, sfarzo, però è anche è come se fosse una fiera del settore, ok? Togliamo il glamour, è come se fosse una fiera del settore, ok? È più semplice pensarla così, la fiera del settore della falegnameria, oppure ancora, ecco, è proprio un contesto lavorativo e professionale. E chiudo questa parentesi perché a me fa sempre ridere che in questi casi la Fashion Week bla bla, e poi che si sparga costantemente del fango sulle fashion influencer additandole a superficiali che non fanno nulla, quando andare alla Fashion Week esattamente come un designer va al salone del mobile per lavoro e accusarle di andare al lavoro è ridicolo. Cioè non è che se Chiara Ferragni per lavoro deve andare alla sfilata di Prada, ci deve andare a far comunicazione su quello. Però vabbè, lasciamo perdere, perché capisco che sia difficile entrare un attimo per alcuni in quest'ottica, ma togliendo questo discorso, chi veramente ha bisogno di sentire parlare di politica da Chiara Ferragni? Ecco, so che c'è l'aspetto della quantità di follower e dell'influenza che una persona può avere, ma la persona, proprio perché nessuno, cioè non tutti, sono competenti nel comunicare qualcosa, anche banalmente un messaggio di vicinanza, non tutti sono tenuti a farlo. Cioè, anzi, dipende molto, anzi, perché dover forzare una cosa così intima, così personale, una cosa che gioca anche con l'emotività, ma con la vicinanza, con la voglia della, cioè con messaggi forti, perché forzarla, tirarla fuori da qualcuno che o non ha voglia di farlo, oppure non è tenuto a farlo, nel senso, per chi è che vuole sentire parlare di politica o di fare un discorso politico, sociale, storico, da una persona che fa altri tipi di contenuti. Non è per quanto noi desideriamo avere degli statement, perché i social network ce lo impongono, cioè se tu hai tot persone ti aspetti che tu parli di quell'argomento, perché l'argomento che tu senti tuo, vuoi sentire cosa ne pensa quella persona lì, bisogna sempre ricordarsi che bisogna ascoltare le persone, quello che dicono, in base a quello che sanno. Io se seguo Chiara Ferragni non lo faccio perché lei mi racconti il suo personale politico, diciamo, il suo pensiero politico. Lei lo può fare volendo, ma non è il motivo, non è una sua competenza, non è neanche nel suo interesse. Ma questo non significa che lei non sia informata sui fatti o non viva in modo emotivo quello che sta succedendo. Il fatto che non lo faccia vedere e che faccia vedere invece il suo lavoro alla Fashion Week è un aspetto, non deve entrare in contrasto, cioè non è che se tutti sappiamo che sta succedendo questa cosa, la condivisione di una storia da parte di Chiara Ferragni in questo senso non la trovo che aggiunga o tolga qualcosa, ok? È un momento veramente in cui si crea anche, spero di essermi capito, di essermi spiegato bene, perché magari l'ho detta molto male questa cosa, non tutti sono tenuti a fare politica, anzi in molti casi quando gli artisti si forzano, questa è una parentesi che non c'entra, quando i personaggi pubblici si sforzano a fare politica,
quando non sono in grado di farla, succede il trash, no? Adesso mi lanceranno i pomodori, i fan ad esempio, però vi dico, è un album che mi piace, quello che sto per citare. Però quando c'è stato, sempre in un contesto di conflitto, 2003, era Bush, Iraq, ok, c'era questa tendenza a fare gli album politici anti-Bush, no? E in particolar modo Madonna, il suo American Life. American Life è un disco che tra l'altro a me piace, però obiettivamente era presentato come il suo disco politico, antiguerra, no? Doveva parlare della bruttissima faccia del governo americano. E poi alla fine le canzoni erano tutte molto ombelicali, cioè lei parlava di se stessa, era molto egocente, cioè dimostrava un narcisismo, ok, che Madonna non nasconde il suo ego, però diciamo era di un narcisismo totale, parlava di sé costantemente. La title track era voleva denunciare in un certo senso il lifestyle americano, ma parlava sempre di se stessa. Questo per dirvi, ci sono persone, per quanto noi ci aspettiamo che più una persona è influente e più vogliamo sentire il suo pensiero, il suo contributo, il suo statement, non tutti sono in grado di farlo, o non tutti hanno voglia di farlo, non dobbiamo forzare quell'aspetto affinché ne parlino. Se ne parla già tanto, ne parlano già tante persone, di cui alcune tra l'altro in modo errato, ok, con le fake news. Siamo totalmente in un caos di informazioni e secondo me anche il contenuto di vicinanza emotivo deve essere spontaneo. Sono sicuro che alcuni lo facciano per contentino, perché bisogna farlo, però deve nascere a livello spontaneo. Non dobbiamo sentirci in un certo senso padroni della sofferenza degli altri e delle emozioni degli altri. Una persona può non postare qualcosa ma soffrire o rimanere scioccata o anche essere indifferente, ma l'importante non è quello che sentono gli altri, è quello che sentiamo noi e come noi ci approcciamo al mezzo. E quindi trovo in un certo senso anche grottesco il fatto che prima di pensare a come noi ci rapportiamo con quel accaduto, con quel sentito, ci sentiamo in dovere di condannare le emozioni degli altri. E quindi diventa anche tra l'altro una grottesca sfilata, per rimanere in tema, quando vai a vedere le storie di chi magari sotto attacco partecipa alla Fashion Week e effettivamente tra le scarpe di Bottega Veneta e l'abito dietro ti infila la storia sulla guerra. È grottesco in un certo senso, però noi non possiamo sapere se quella storia non sia nata in un certo senso da un motivo di emotivo o se è stata forzata in un certo senso. E quindi stiamo attenti anche proprio a come noi stessi giudichiamo l'emotività degli altri, ma soprattutto perché dobbiamo aspettarci dei contenuti così grossi da persone che magari non si sentono in grado di gestirle o non è loro competenza gestirle. Ripeto, io vado da Chiara Ferragni per sapere le news sulle sfilate, non vado da Chiara Ferragni per sentirmi parlare della storia contemporanea. Per la storia contemporanea vado da un'altra parte. Ma questo, ripeto, non significa che Chiara Ferragni non sia informata sui fatti. Io sono sicuro che anche lei si sarà guardato i notiziari, avrà letto i giornali come tutti. Però, ripeto, non è sua competenza affrontare il tema. Quindi ragioniamo veramente proprio su come noi stessi ci approcciamo sui social network e come giudichiamo tra l'altro, il modo in cui si approcciano gli altri. Perché per me è non interessante, perché dovremmo giudicare l'approccio degli altri in questo senso, e soprattutto mi viene l'ansia nel vedere chi si giustifica nel non condividere argomenti di questo tipo perché non se ne sente competente. Ci sono molti influencer che ho visto che hanno fatto la storia proprio "non ne parlo perché non ne sono competente", piccolo chiarimento. Secondo me dobbiamo imparare un attimo a avere la pazienza di cercare di informarsi, di non essere pigri e di non aspettarsi di avere i contenuti pronti già da chi li seguiamo, anche se quella persona
non è la persona giusta per informarci. E dall'altra parte, un'altra cosa che ho notato è invece l'atteggiamento molto arrogante di chi condanna chi condivide notizie o comunque lo sconforto riguardo a questa notizia, dicendo ma si parla solo dell'Ucraina, ma cosa succede in altre parti del mondo, no? Quell'atteggiamento lì proprio aggressivo. Che per carità è vero, le guerre ci sono sempre state ovunque, ce ne sono tantissime altre di cui non sappiamo niente, ma sono comunque in atto. È inevitabile che ci sia una sovraesposizione mediatica riguardo al conflitto che c'è adesso, perché ci riguarda molto da vicino. Questo non significa che naturalmente che le altre guerre che si stanno combattendo siano meno importanti e meno dense di sofferenza, però quello su cui voglio soffermarmi è proprio l'atteggiamento aggressivo, che molto spesso usa anche i meme, no? In modo scherzoso, un po' aggressivo però, arrogante. Ecco, secondo me, per quanto sia giusto ricordare che ci sono altri eventi storici importanti e sofferenti nel mondo, l'atteggiamento di arroganza, del tipo di demistificare o comunque di togliere importanza a qualcosa di così grave per lanciare altre argomentazioni, non è la cosa giusta. Cioè, secondo me, bisognerebbe fare, se si ha la conoscenza di quello altro, di quelle cose che stanno succedendo, si condividono articoli che aprono gli occhi su quello che sta succedendo altrove e li si condivide. Però questo atteggiamento arrogante sul modo di approcciarsi in modo sensibile alla sensibilità degli altri non lo capisco. Cioè, in un momento in cui dobbiamo essere tutti uniti, in un certo senso ci andiamo a fare le scaramucce per delle storie su Instagram che francamente durano 24 ore, tra l'altro. Cioè, impariamo a fare veramente, a informarci veramente e a... E niente, e a essere un po' più uniti, perché sennò si finisce veramente solo nel gossip. Cioè, quando noi attacchiamo la sensibilità degli altri, pensiamo di sentirci migliori, ma in realtà nel dire Chiara Ferragni ha fatto la story dove sponsorizza le patatine, prima ha fatto la story di Prada, eccetera, quando critichiamo così noi stiamo facendo gossip, no? Perché potrebbe essere anche un titolo di Novella 2000, Chiara Ferragni non ha fatto le stories sul... Ma poi, ripeto, who cares? Who cares? Impariamo ad avere noi l'approccio corretto sui social, a informarci nel modo corretto e a scoprire le cose nel modo corretto. E niente, magari ho delirato, spero che il mio discorso abbia avuto senso. In ogni caso, aspetto anche voi nei commenti cosa ne pensate, lanciatevi qua sotto. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!